Dio non ha risparmiato il suo unico figlio,
lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito santo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Prendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli abitanti di Medellina, i peccatori a te ritorneranno. Libera dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro l'olocausto non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sione, rialza le mura di Gerusalemme. Allora avverrai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera operazione. Allora rimuoveranno vitti e sopra il tuo altare. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in cielo per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio non ha risparmiato il suo unico Figlio, lo ha dato alla morte per salvare tutti noi. Il cantico lo faremo tra solista che annuncia le prime strofe, dopo le due strofe diciamo insieme l'antifona. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifesta, falla conoscere nel corso degli anni, nello sdegno ricordati di avere clemenza. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato la colpa nel suo sangue. Dio viene da Teman, il santo dal monte Paran. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato la colpa nel suo sangue. Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani, là si cela la sua potenza. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'Empio, nella melma di grandi acque. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha salvato di colpa nel suo sangue. Ho udito e fremente il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro, la carie entra nelle mie ossa e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro al giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha salvato di colpa. Il figo infatti non germoglierà, nessun prodotto daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olivo, i campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovini e le stalle rimarranno senza buoi. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato ogni colpa nel suo sangue. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerbe e sulle alture mi fa camminare. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato il corpo nel suo sangue.
Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato da ogni colpa del suo sangue. Il Salmo 147 accoglie il cuore. Adoriamo la tua croce, Signore, acclamiamo la tua risurrezione. Da questo albero di vita la gioia è venuta nel mondo. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. E gli ha messo pace nei tuoi confini e ti salva il tuo giudizio, manda la sua terra la sua parola, il suo messaggio al cuore veloce. Fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la prima, getta come un briciole la grandine, di fronte al suo gelo, chi resiste? Manda la sua parola e il vento si scioglie, fa soffiare il vento e scorre, annuncia al cuore la sua parola, le sue leggi si eccedono a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli e nei secoli. Amen. Adoriamo la croce, Signore, acclamiamo la tua risurrezione. Da questo albero di vita la gioia è venuta nel mondo. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà incalzato, onorato, esaltato grandemente. Come molti si stupivano di lui, tanto era assicurato per essere come il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Il profeta Isaia attraverso i quattro cantici del servo di Yahweh ci presenta in maniera drammatica ciò che il Signore affronterà. Nel suo venerdì santo l'uomo dei dolori, l'uomo della sofferenza, ma anche l'uomo del perdono. Ecco, il venerdì santo ci pone davanti alla croce per contemplare l'amore smisurato che ci viene offerto. La croce è lo strumento che gli umani servivano per intimidire, impaurire e sopprimere ogni tentativo di rivolta in questo modo così schierato. Destava la paura. Chi moriva su questo patibolo andava a lunghe ore di agonia sotto gli occhi di tutti e finiva per concludere la propria esistenza tra atroci dolori per soffocamento. Anche Gesù affronta questo patibolo e lo affronta non rivendicando vendette o chissà qualche altra cosa,
nonostante i pagamenti, non già nonostante l'ingiusta condanna, nonostante le falsità, darà a Gesù continua ad amare. Il suo amore non ha confini, il suo amore non ha mai fine, continua ancora a volgere. Cristo per noi si è fatto obbediente sino alla morte e alla morte in croce. Sopra la tua testa era scritta l'accusa: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Come era nel principio, ora e sempre.
insegna a noi come vestirci di un'umiltà che avete più in mondo. Salvezza nostra, che hai sacrificato la vita per amore dei fratelli, fa che ci abbiamo come luce alle armi. Redentore nostro, che hai steso le braccia sulla croce per stringere a te tutto il genere umano in un vincolo indistruttibile di amore, raccogli nel tuo regno tutti i figli di Dio gli stessi. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo si in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri beni, come noi rimettiamo i nostri debiti, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Guarda con amore Padre questa famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo ne si trova la finanza dei mali nemici, di assorbire il supplizio della croce. Egli è Dio e vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli e dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Guiderà la Via Crucis dal Sagrato di San Pietro.